Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Qui c'è molta confusione. Innanzitutto, qual è il problema? È che spesso è bypassato in tutte le discussioni politiche. Il tema vero è che le persone, accanto a tutto il polemismo dei partiti, sono molto preoccupate perché vedono che l'autunno sta già arrivando. Molte aziende stanno allungando le ferie perché hanno questo problema di approvvigionamento, ma soprattutto di prezzo. E ovviamente quello che fa più paura alle persone, Rixi, è questa indeterminazione con cui si pensa di risolvere un problema grave. Innanzitutto. Beh, però Rixi ce l'ha un po' spiegato. Sì, cioè, sì, ci ha detto, appunto. Noi potremmo fare marcia indietro proprio sul appunto, gas. Quindi... Ci arrivo. Prima di tutto, il tetto a livello amministrato, a livello nazionale, non è possibile, come sappiamo. E tanto che il governo Draghi stava lavorando, e quello di cui parlava era proprio l'iniziativa italiana su Francia, Germania e non solo, per avere quello che si chiama price cap, cioè appunto un tetto, certo, a livello europeo, perché era l'unico in grado di essere efficace e di proteggere le bollette e i costi per i cittadini, i lavoratori e le imprese. Questa cosa è stata interrotta, però anche grazie a chi ha indebolito quell'azione, perché il 20 luglio... Il governo Draghi prima diceva una cosa un po' confusa, ma bisogna ricordare agli italiani che il governo Draghi è stato buttato giù, è stata tolta la fiducia, Fratelli d'Italia era già all'opposizione, ma si sono aggiunte a questo il suo partito, la Lega, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Ci sono gli atti parlamentari, adesso capisco che si gioca spesso, certo, sulla smemoratezza. No, ma gli atti parlamentari, scusi, prevedono che noi avevamo una mozione che passava e voi, scusi, ci avete messo il veto, no, no, sopra. No, guardi, lei è da molti anni in Parlamento, io non ci sono mai stato in Parlamento, per cui il voi e il noi non funziona. Quindi non parli di cose che non conosce. No, no, lei vuole spiegare che la Lega non ha fatto cadere il governo Draghi? No, io voglio spiegare, no, che mi dica, però su alcune cose non la deve far lunga, perché questo non ci crede nessuno. E una che chiedeva di Casini, che chiedeva di andare avanti come prima. No, 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 ovviamente in ogni caso, per cui voi avete... Siete usciti dall'aula, Rixi, siete usciti dall'aula, per cui come fa adesso a cercare... Contro il governo, adesso non è che si può nascondere le mani, vi siete vantati di aver fatto cadere Draghi... Le mani. Non mi nascondo. Seconda le cosa, dico, vorrei finire, dico, scusi, so, vorrei, scusate, finire. Perché, perché poi vorrei finire. Le bollette arrivano. Secondo, le bollette arrivano secondo, e sono raddoppiate, esatto, dice Arera. Secondo tema, è indubbio che bisogna fare quello che è necessario immediatamente, perché l'emergenza è da ottobre a marzo, sarà seria. È già l'emergenza da dicembre. No, no, da ottobre a marzo avremo comunque un fabbisogno, però Rixi deve far parlare. Però una alla volta, perché sennò davvero è impossibile finire. Questa emergenza, è chiaro che soprattutto se c'è un picco di freddo verso marzo e così via, noi senza i rigassificatori non riusciamo affatto a colmarla. Per cui su questo, a livello locale, non solo alla sua forza politica e molte altre, spiegano di fare il rigassificatore da tutt'altra parte, quando quello che può essere pronto e operativo per la primavera è esattamente quello di Piombino. Allora, su tutte queste cose, buttare la palla in tribuna mentre gli italiani non è che dall'autunno hanno già da diversi mesi una bolletta troppo alta. E quello che mi sembra strano è che nel programma comune del centrodestra voi dite una cosa chiara che ho apprezzato: atlantismo, fiducia sotto l'ombrello della NATO, europeismo, sostegno all'Ucraina, cioè così scritto dopo l'invasione russa. Ecco, basta vedere le votazioni parlamentari. È scritto nel programma per queste elezioni del centrodestra. Due giorni dopo, come abbiamo visto ieri, Salvini si ritorna nelle braccia di Putin. Guardi, a sostenere. Ma non è così. Questo non è corretto. La politica estera, la collocazione internazionale di un paese è una cosa seria. Non è una cosa che si può fare appunto davanti a un mojito, è una cosa molto seria, perché dietro c'entra? Ci sono impegni importanti e rischi altrettanto gravi. In realtà io credo non che si la può la, fare la... anche a braccetto con Frattoianni, che è l'unico Rixi che ha votato contro gli aiuti all'Ucraina. Allora, la cosa importante è che alla domanda cosa pensa di fare il governo, un eventuale governo futuro, sulla questione delle sanzioni, lei, Rixi, mi ha detto potremmo rivederne, rimodularne alcune, e ha lasciato intendere,
ma insomma l'ha anche detto, la questione gas potrebbe essere... Le posso dire una cosa, oggi il bilancio netto sulle materie prime della Russia con l'aumento del costo delle materie prime è aumentato. Non è diminuito. L'altro elemento è che, ad esempio, prodotti come il pellet, che non nulla c'entrano col gas russo, sono raddoppiati di costo, da 4,5 euro sono arrivati a 9 euro, a volte 10 euro. Allora, probabilmente c'è qualcosa che non funziona nell'attuazione di alcune misure che abbiamo preso a livello europeo. Parlare di rivedere queste misure non vuol dire aiutare i russi, vuol dire aiutare il continente europeo. Sì, perché la nostra intenzione forse è quella di diminuire il bilancio russo. Rixi, bisogna dire tutte, l'inflazione è altissima anche negli Stati Uniti. Ma che cosa dice? Cioè, bisogna un po' parlare mettendo un po' insieme tutte le cose. Gli Stati Uniti cosa c'entra con il pellet russo? Bente, voglio un secondo solo, voglio se sentire se... Parlo anche del pellet, che non è russo il pellet. Appunto. Ecco, okay. No, ora, perché sennò poi uno fa una confusione pazzesca, non è che tutti sanno da dove arrivano tutte le merci. Poi voglio sentire anche Scordamaglio su questo, però Sarina, tu giustamente...